Queste immagini provengono da Nairobi, capitale del Kenya, dove da giorni si stanno formando lunghe code alle stazioni di servizio a causa della carenza di carburante che ha colpito il paese africano. Incertezza internazionale, commerci marittimi in tite, prezzi dei beni importati alle stelle. I riflessi della delicata situazione politica ed economica mondiale si stanno facendo sentire pesantemente in Africa. Di fronte all'aumento globale del prezzo del gas, il governo del Kenya ha deciso di intervenire con sovvenzioni per tentare di limitare i disagi, ma non basta. La crisi è iniziata alla fine dello scorso anno, il governo ha cercato di intervenire contro l'aumento dei prezzi del greggio, ma il conflitto in Ucraina ha esacerbato questo problema già esistente. Sono 3 ore che faccio la fila qui, dalle 9 del mattino, e solo adesso sono riuscito a ricevere il carburante, ma è molto limitato, possiamo prenderne solo pochi litri. Tutto questo ha delle conseguenze devastanti per la nostra economia, che sta andando molto male, sta andando a rotoli. Il governo dovrebbe fare qualcosa. Negli ultimi giorni ho avuto problemi a causa del carburante, ho girato per ore in cerca di una stazione di servizio aperta. Finalmente l'ho trovata, ne ho trovata una. Sono venuto qui con delle taniche, ma ho saputo solo ora che non c'è più carburante, è già tutto finito. Questo è un grosso problema. Un rapporto delle Nazioni Unite ha rivelato che oltre il 70% delle economie africane è gravemente a rischio a causa della guerra russo-ucraina. Le importazioni sono diventate difficoltose e stanno facendo schizzare i prezzi alle stelle. A Nairobi il problema è il carburante, altrove sono le farine con cui si sfamano le popolazioni.